Ripartiamo col nostro cronometro. Allora, tenendolo così com'è, avremmo un cronometro che quando arriva a 60 continuerà con 61, 62, 63 e così via, che può anche andarci bene questa cosa, ok? Proviamo però a interrogarci su le unità di misura del tempo, quindi dopo i 60 secondi scatta un minuto, i secondi ripartono da zero, così successivamente vedremo minuti e ore, i minuti arrivano a 60 e scatta un'ora e i minuti vengono chiaramente riportati a zero. Se facciamo una simulazione di questo problema, se vogliamo farla vedere in classe con i ragazzi, se noi partiamo dalla variabile secondi con 58 secondi, quindi facendo partire la lancetta non dritta ma sul 58esimo secondo, dobbiamo anche cambiare la posizione della lancetta, quindi no, sono due posizioni indietro, okay? Quindi vuol dire 90 meno 6 e meno 6, quindi 90 meno 6 sarebbe 84, meno altri 6 sono 78. Perfetto. Se noi facciamo ripartire il nostro cronometro, vedremo la lancetta che parte da 58, 59 e 60, non si azzera naturalmente, è corretto, e va avanti, corretto per come l'abbiamo impostato. Okay? Noi vogliamo ovviare a questa cosa. Allora, creiamo una nuova variabile, siamo già in variabili, la chiamiamo minuti, usiamo il porta, il blocco porta minuti a 0, ok, poi cambieremo, anzi facciamo, sì, lo lasciamo così, in modo tale che quando scatteranno i 60 secondi avremo subito il minuto per fare la prova. Allora, noi dobbiamo far aumentare la variabile minuti di 1, farla cambiare di 1 ogni 60 secondi. Ok? Quindi dobbiamo utilizzare un blocco che ci permetta di fare questa cosa e utilizziamo il blocco delle condizioni. Quindi se secondi uguale a 60, allora porta secondi a 0 e cambia minuti di 1. Allora andiamo in controllo, prendiamo un se allora, lo aggiungiamo in questa sezione di blocchi, facciamo così, riduco lo stage e aumento un po' lo zoom in modo tale che possiate vedere un po' meglio. Quindi andiamo in operatori, prendiamo un operatore di uguaglianza, andiamo in variabili, okay, il primo elemento sarà secondi, quando i secondi raggiungeranno raggiungerà il valore di 60, allora dovremo portare secondi, vedete che ho variato, ok? Quindi i secondi torneranno a 0 e memorizzeremo questo cambiamento in minuti. Quindi quando i secondi raggiungeranno il valore 60, allora ripartiamo con i secondi da 0 e i minuti vengono aumentati di 1. Allarghiamo di nuovo il nostro stage e vediamo se funziona. Ok, partirà da secondi 58 in posizione 78, ok, quindi in questa posizione, e vediamo se scattano i secondi. Via, 59, ecco qua, scattato, secondi 1 e minuti in questo caso. Adesso sono passati ad 1. Se noi lasciamo andare avanti vedrete che riparte. Facciamo un'altra prova, portiamo i minuti ad esempio a 5, ok? Quindi vediamo, riparte la lancetta e scattano i 6 minuti. Perfetto. Facciamo la stessa identica cosa per le ore. Se noi lasciamo in questo modo il nostro script, succede come per i secondi. Se noi arriviamo ai 59 minuti, ok? Ci saranno i 60, 61 minuti e così via. Lo stesso problema che abbiamo avuto prima con i secondi. Invece vogliamo che ai 60 minuti scatti l'ora. Quindi dovremmo fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto qui con i secondi. Allora, creiamo una nuova variabile che chiamiamo ore. La inseriamo con il solito sistema del porta ore
questo caso a 0 e va benissimo così. Dato che ci siamo, facciamo poi il test, lo porteremo in modo tale che abbiamo 59 minuti, ok? Quindi allo scattare dei 60 secondi i minuti vengono aumentati, quindi arriveranno a 60 minuti, dovrà automaticamente scattare a un'ora poi. Dobbiamo fare la stessa identica cosa. Allora, torniamo in controllo, se allora, operatori, il nostro operatore di uguaglianza, variabili, prendiamo i minuti, quando i minuti raggiungeranno il valore di 60, dovranno essere riportati a 0 e le ore dovranno cambiare, essere aumentate di 1, ok? Quindi secondi 60, abbiamo quello che abbiamo visto prima, stessa identica cosa, quando i minuti arriveranno a 60, i minuti verranno portati di nuovo a 0, quindi ripartiranno nel conteggio e cambia ore di 1. Facciamo partire per test, per non star lì a aspettare tutta l'ora che passa, e facciamo partire i secondi da 58 e i minuti da 59, ok? Vediamo se funziona. 58, 59, ed ecco qua lo scattare della nostra ora. E se facciamo andare avanti, vedremo che funziona tranquillamente. Scatterà l'un minuto, dopo dovremo aspettare chiaramente il raggiungimento dei 60 minuti, quindi un'ora, per vedere scattare appunto il valore della variabile ore. Bene. Abbiamo terminato la creazione del nostro cronometro, vi rimando a un terzo video dove rispetto al tutorial che ho scritto su Scuola Italiana Moderna, un altro video dove andremo sostanzialmente ad aggiungere un piccolo plus sul nostro cronometro, saranno un paio di pulsanti ai quali abbineremo delle funzioni.